ancora qualche istante, ecco il fischio e dunque si parte con Palmese Vigor Lamezia. Ancora non è stato battuto il calcio di punizione, eccolo qua, Ianni va a superare la metà campo, il pallone viene addomesticato da Spanò che prova il tiro dalla distanza, Sapone, Molvagrad, si sovrappone Guerrisi, palla messa dentro, l'uscita di Ianni. Ultimi 9 minuti intanto di questo primo tempo, sempre 0-0 il punteggio, nuovo calcio d'angolo per la Vigor Lamezia. Pronta la battuta, eccola, la palla viene liberata, c'è Rodriguez però che può provare il tiro alla distanza, il tiro, facile facile. Viene chiamato uno schema su questa battuta. Ecco la palla dentro, Molvagrad colpisce di testa. Rodriguez fa fuori Sapone, ancora Rodriguez, attenzione alla palla in profondità, troppo profonda, tant'è vero che si perde sul fondo e credo che l'arbitro ora fischi la fine perché ha messo il fischietto in bocca, quindi erano 3 minuti in totale, non a partire da. Dunque 0-0 il primo tempo qui all'Opresti tra la Palmese e la Vigor Lamezia, rimette l'orologio e siamo pronti per vivere l'ultima parte di questa gara tra la Vigor Lamezia che è la squadra ospite e la Palmese invece che è la squadra di casa. C'è subito questa sventagliata in avanti che Guerrisi, avanza Guerrisi, entra in area di rigore, attenzione perché continua l'avanzata di Guerrisi, poi c'è anche l'uscita verso la palla di Ianni, ma Guerrisi il pallone se lo era trascinato fuori. L'arbitro chiaramente guarda attentamente a tutto quello che accade in area di rigore, con la palla dentro e c'è il gol direttamente su punizione. C'è il gol direttamente su punizione da parte di Bernardi, o forse c'è stato qualche tocco, non riesco a capire. Guerrisi, c'è Militano vicino a lui, la palla passa, viene allungata, poi Movgard per Romero, Militano al primo pallone della sua partita. Ancora Militano che riesce a servire Romero, poi c'è Sapone che può caricare il tiro alto. Tutto pronto dunque per il calcio di punizione. Sapone, Romero, poi Sapone si allontana. Anzi si ripiazza, ma credo sembra Romero che voglia battere. Vediamo. Ecco Romero il tiro, che parata di Ianni. Calcio d'angolo quindi per la Vigor. Palla dentro e c'è il 2-0, c'è il 2-0 della Vigor, ha segnato Spanò, quindi 25esimo minuto, 2-0, Spanò realizza il gol che mette un po' più tranquilla la partita per i biancoverdi. E ora Arthur sradica il pallone ad Andreano, attenzione a questa discesa della Vigor con Rodriguez, Rodriguez, la parata di Marino. Romero, il fendente di Romero, poi Condemi che mette in movimento Padin, il quale aggancia, ora è chiuso però dalla difesa neroverde, ma c'è Condemi che lo supporta alla sua sinistra, lancio in mezzo di Condemi, Bernardi, poi Sapone che la svirgola, Rodriguez, il tiro di Rodriguez, la parata facile facile. Intanto ora siamo impallati dal po', attenzione perché qua ha mancato la sfera Padin. Militano, qua sbaglia la Palmese, può provare a ripartire la Vigor con Condemi che lancia in profondità Padin, Padin in area di rigore e c'è il 3-0 di Padin
c'è il 3-0 di Padin al 46esimo del secondo tempo. Bello questo lancio in profondità e Padin brucia Marino in uscita. Intanto siamo entrati praticamente all'ultimo minuto di gioco, mancano 30 secondi alla fine di questa gara. Questo lancio lungo di Iannì, il colpo di testa di Bianchi, poi la palla resta tra i piedi della Vigor per un attimo con Ferrara, alla fine Militano la fa sua, Ferrara ritorna su Militano, i due fanno a sportellate, alla fine Militano viene fermato, ancora Palmese, ma c'è Condemi che chiude e l'arbitro dice che va bene così. All'Opresti di Palmi termina la partita tra Palmese e Vigor Lamezia, 3-0 per la Vigor Lamezia.